del militare all'arruolamento e devono essere contenute nel modulo anamnestico del consenso informato che viene presentato al militare, ovvero non è il militare che deve dire al medico: io sono allergico a questo componente, io non posso fare la vaccinazione perché ho questa allergia o perché ho avuto questa reazione, ma deve essere il Ministero della Difesa che deve indagare sul militare per capire se le prescrizioni che la casa farmaceutica chiede possono essere rispettate, quindi il militare può essere sottoposto alla profilassi. Quindi diciamo una parte, deve essere il Ministero che deve avere una parte attiva. In questo caso abbiamo detto che nella direttiva difesa, che è quella principale della profilassi vaccinale militare, l'allegato F che predispone il modulo anamnestico e il consenso informale deve essere integrato e gli esami che vengono fatti al militare devono essere poi immagazzinati a livello digitale nella sua cartella clinica. Come ultimo censimento abbiamo censito le reazioni avverse, abbiamo fatto lo stesso lavoro di prima, le abbiamo contate, abbiamo indicato la percentuale di frequenza di ognuna. Cosa abbiamo preso? Le abbiamo contate e alla fine ammontano 240 reazioni avverse censite per l'intera profilassi, 240 reazioni diverse, e le abbiamo messe in una tabella di questo tipo. Ad esempio, il dolore sul sito dell'iniezione, 13 volte censita come molto comune, una volta come comune e una volta rara. In questo caso è sicuro che tu hai, calcolando una percentuale ponderata di probabilità di accadimento, sicuramente gran parte dei vaccinati avranno un dolore al suo sito dell'iniezione. Questi tipi di reazioni avverse con la statistica, con la percentuale di accadimento, ti consentono di calcolare una previsione di accadimento reale. Quindi se con questa tabella potresti dire: guarda, io mi aspetto che su 300.000 militari che andrò a vaccinare, 10.000 potrebbero avere il dolore sul sito dell'iniezione. Quindi quando vado a fare farmacovigilanza attiva, se verifico che mi arrivano 10.000 casi di reazione, vuol dire che sto facendo una farmacovigilanza corretta. Se invece il valore è sottostimato, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché dalle probabilità dovrei aspettarmi un dato che poi in realtà magari non si verifica, e quindi posso andare a verificare dove sta il problema. Abbiamo quindi fatto tutto il censimento, abbiamo visto che ci sono anche delle reazioni piuttosto gravi come la sindrome di Guillain-Barré, e alcune paralisi, e alcune neoviti, le encefalomieliti, la sclerosi multipla abbiamo visto che è censita una volta molto rara, due volte come non comune e una volta come molto rara, però c'è come reazione avversa. Abbiamo visto che alcune patologie come la paralisi viene censita e così via, ce ne sono parecchie che sono piuttosto gravi, anche se poi la percentuale di accadimento è molto bassa, però questo viene censito. E quindi abbiamo detto? Occorre che i vaccini siano più puliti, occorre fare degli esami prevaccinali e la commissione ritiene che occorre fornire vaccini monovalenti e monodose. E poi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che oltre a queste cose che il Ministero della Difesa dovrebbe fare, c'è da andare a verificare se effettivamente le vaccinazioni che vengono fatte ai militari poi sono efficaci. E abbiamo notato che due vaccinazioni presenti nella profilassi, da letteratura scientifica a disposizione, risultano, diciamo, presentano un calcolo rischio-beneficio che ci ha lasciato un pochettino perplessi. E queste sono l'antiinfluenzale e l'antitifica, che dalla letteratura abbiamo assodato a non essere praticamente efficaci, perché hanno una soglia di efficacia sotto il 50%, comunque sul 50%. E quindi abbiamo detto: ma ha senso fare delle vaccinazioni che hanno questa efficacia? Il rischio che noi andiamo a dare al militare facendo delle vaccinazioni è maggiore o minore del rischio per il militare di ammalarsi di queste malattie? In questo caso può essere considerato maggiore il rischio che noi gli stiamo dando con la vaccinazione rispetto all'altro. E quindi abbiamo detto al Ministero che andrebbe rifatto questo calcolo per verificare se effettivamente i vaccini che vengono dati funzionano o meno e se la vaccinazione è utile, perché se il militare non va in un teatro di guerra dove quella malattia in quel teatro di guerra non è presente, ma io lo vaccino lo stesso, gli do dei rischi che non servono. Dopodiché concludo facendo l'analisi dei dati. Fortunatamente allo scadere della mezzanotte del giorno di Natale siamo riusciti ad avere a disposizione dal Ministero della Difesa dei dati su quella che era un'analisi
delle malattie che i militari hanno avuto nel corso della loro carriera, quindi il censimento di tutti i militari malati, li abbiamo analizzati, abbiamo cercato di dividerli e fare una tabella. Vedete qua è la progressione dei malati militari dal 2013 al 2017, come vedete c'è una linearità diretta, cioè di anno in anno i malati militari crescono e non si riesce a fermare il trend. E poi abbiamo cercato di vedere quelle che sono le malattie correlabili alla vaccinazione, sia grazie agli studi di Nobile ma anche dalla letteratura scientifica. Abbiamo cercato di capire se effettivamente ci poteva essere una sorta di non correlazione causale ma un qualcosa di statisticamente rilevante. Li abbiamo contati, abbiamo visto che malati di leucemia risultano essere 236, di cui 97 morti, per le patologie neoplastiche abbiamo 27 e 3 morti, per linfomi 846 e 91 morti, per neoplasia del sangue 22 militari malati e 3 morti, patologie neoplastiche dei tessuti molli 118 militari e 21 morti. Considerate che la popolazione militare si conserva sempre intorno alle 300.000 unità circa di anno in anno, e attualmente abbiamo oltre 6.000 militari che sono stati ammalati, compresi anche quelli che sono deceduti, quindi il rapporto sono questi. Quindi la commissione come ha concluso? Ha concluso che alla luce degli elementi raccolti, quindi tutta la documentazione tecnica che AIFA ci ha dato, che non si può smentire perché è vera, ci è stata data dall'autorità che autorizza la circolazione dei farmaci, alla luce degli elementi raccolti con le audizioni, le analisi cliniche, le analisi giuridiche delle testimonianze, le dichiarazioni delle autorità che sono venute in commissione, la commissione afferma che vi sia un'associazione statisticamente significativa tra le patologie neoplastiche e linfe proliferative e altre patologie autoimmuni e la somministrazione della profilassi vaccinale militare. La commissione ritiene non poter escludere il nesso di causa. Che cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che tu non puoi più considerare il militare o comunque il danneggiato in modo generale. Quando vai ad analizzare se ci potrebbe essere una correlazione tra la profilassi vaccinale come con causa e la malattia del militare, non puoi dire vabbè, ma la medicina generale dice che non c'è nesso, no? Devi andare a verificare caso per caso la condizione di salute del militare prima della vaccinazione e dopo la vaccinazione per capire se effettivamente quel fattore è con causa della malattia del militare. Questo perché questo è un passaggio importante, perché nel bocciare le domande di richiesta di causa di servizio, di indennità, la motivazione nella bocciatura più comune, diciamo quella standard, è non esiste nesso in letteratura scientifica. Quindi siccome la scienza, il più grande oncologo del mondo, mi dice che non c'è nesso tra la vaccinazione e la malattia tumorale, allora io ti dico che il tuo caso specifico non può essere risarcito. E invece no, qua ti diciamo che il parere dell'oncologo non ci interessa, tu devi andare a verificare se in quel caso lì la vaccinazione è stata con causa, e se c'è allora va risarcita, anche se l'oncologo di fama internazionale ti dice che a livello generale non c'è correlazione, perché come abbiamo detto prima il rischio e il danno è soggettivo, quindi ci sono soggetti che possono venire danneggiati e altri soggetti che non possono venire danneggiati, ed è lì il punto la chiave di volta che ha consentito di fare questo passaggio avanti e di dare uno strumento al danneggiato per poter dire guardate che il mio caso deve essere valutato attentamente, è uno strumento che viene dato in mano a chi giudica per poter fare un'analisi più accurata del caso e quindi laddove esserci la possibilità di indennizzare il caso. Questo è quanto, spero di essere stato abbastanza esauriente.